Pallone per Faraoni, contrastato da Zeduardo. Maicon prova la conclusione del gol. Il gol di Maicon, bellissimo. Nono minuto, Inter in vantaggio, il destro di Maicon nel 7. Guardate, da fermo, senza rincorsa, con grande coordinazione di collo destro, bellissimo, come volesse dire la voglio mettere là all'incrocio, dove il portiere non può arrivare. Secondo gol stagionale per lui, aveva segnato anche nella partita persa contro la Juventus. Adesso Kučka. Attenzione perché c'è un problema per Rossi, sì. Marco Rossi poteva tranquillamente arrivare su quel pallone, ma ha rinunciato e ha segnato subito. È stata dura, ma ce l'ha fatta Constant. Può cominciare la sua partita. Obi. In mezzo Sneijder, c'è anche Cambiasso, c'è anche Faraoni. Sneijder si allunga, Lupatelli. Porchera. Dietro c'è Kučka, servito invece Constant. Constant carica al sinistro. Non male. Alla, non di molto sopra la traversa. Si chiude con l'Inter in vantaggio per 1-0. Gol, grande gol di questo giocatore. A girare palla in un fazzoletto il Genoa, cerca lo spazio per il cross, lo trova Prato di testa. La prima volta non c'era fuori gioco, l'attaccante riesce in qualche maniera a liberarsi. Maicon, il cross da fermo. Poli, Obi, Poli, grande azione dell'Inter, grande raddoppio a segno Poli, quinto minuto, e applaude anche Ranieri. È un'azione. Se l'1-0 è frutto di una giocata individuale, qui c'è il gioco di squadra. Beh, indubbiamente è un Inter più determinata. Vedi, Poli serve Obi, guarda cosa ha fatto Obi, un pallonetto per servire su un piatto d'argento a Poli. E la rabbia che ci ha messo Andrea Poli. L'ha cercato, nel segnare il primo gol in maglia nerazzurra. Tutto questo va detto con Lovatti, con il Genoa. Castagnosa, l'errore. Pratto che è costretto ad allargarsi, sceglie il tiro anziché il passaggio a Zeduardo. Sculli, Birsa, finte dentro ancora per Sculli, di tacco a cercare Pratto che si coordina e colpisce la traversa. Non è finita ancora il Genoa, il gol del 2-1, il gol del 2-1 che dà un senso a questi minuti finali di partita. Birsa, è appena iniziato il 92esimo.